Sicuramente, ho detto anche prima, sicuramente una cosa fondamentale sono ambizioni della società. Fondamentale per me anche era conferma dell'allenatore che mi piace molto il suo gioco e le sue idee. Poi sicuramente questa città, questi tifosi, questo club mi ha dato tantissimo, qua mi sento come a seconda casa. Davvero, come ho detto tante volte, che amo questo club, amo questa città e tutte queste cose mi hanno portato di prolungare il contratto su 5 anni. Poi Fiorentina sta crescendo anche come club sul vero infrastruttura, come possiamo vedere Viola Park, che dovrebbe essere pronto tra poco, e che è una cosa grande per un club, per un centro sportivo a livello, e tutte queste cose insieme mi hanno portato di firmare un nuovo contratto. Ma sai, io sono sempre positivo, quindi credevo che andava bene, così è stato. Sono contento, mia sesta stagione, tantissime partite in Serie A, sono cresciuto su tutti gli aspetti. Calcistico come uomo, questo club mi ha fatto crescere e sono sempre grato. Io da ogni allenatore ho imparato qualcosa di importante, quindi ogni allenatore che avevo mi ha portato qualcosa di grande, e sono grato a tutti gli allenatori che sono stati con la Fiorentina anche in passato, perché da ognuno ho cercato di imparare. E mi hanno insegnato tanto, questo sento anche io che sono cresciuto su un allenatore che stava qua nella Fiorentina. L'idea è di giocare calcio moderno, calcio propositivo, in avanti con una linea difensiva molto alta, di pressare l'avversario molto alto, quindi con tanto possesso palla, dominio del gioco. Sua ambizione di vincere, voglia di vincere, suo carattere e capacità di migliorare i giocatori, di tirare il meglio di ognuno di noi, quelle cose sicuro che mi hanno colpito. In nazionale gioco difesa 3, in Fiorentina difesa 4, mi trovo benissimo con tutte e due formazioni, forse con difesa 3 sicuro è meno, con difesa 4 devi scivolare di più, però sono cose che portano, tutte e due formazioni che portano i preghi, quindi se po devo scegliere, non posso davvero scegliere niente, perché mi trovo benissimo un giocatore. Ovviamente è stato bello, ho giocato per molte in Europa, davvero una bella sensazione, siamo passati il turno, siamo contenti, però abbiamo grandi obiettivi per questa stagione, una di quelle è arrivare fino al fondo in conference, sapendo che non sarà facile, perché anche in conference ci sono squadre forti, quindi non sarà facile, però credendo in noi stessi, nei nostri mezzi, essere ambiziosi, e solo così possiamo arrivare fino al fondo. E se, parlando di fra Europa e Serie A, diciamo, quali sono le differenze principali? Cioè, cambia tanto? In Italia sì, si cambia il modo di come giocano le squadre. In Italia sono più squadre tattiche, se si guarda molto tattica, in Europa si gioca più aperto, quindi queste cose che cambiano, però per noi come stiamo preparando ogni partita non può essere niente sorprendente, siamo pronti di affrontare qualsiasi squadra vedendo tutti i video, analisi e tutto quanto. Si è ambientato bene, siamo venuti qua a aiutarlo di ambientarsi in modo più velocemente possibile. E lui sta facendo vedere buone cose ultimamente, sta facendo gol, quello che è fondamentale per gli attaccanti, di ritrovare e di avere la fiducia. Questi gol sicuro attaccanti valgono tanto e portano fiducia. Io lo vedo per ora molto molto bene, molto sereno, e sono sicuro che in futuro ci darà una grande mano. Sicuramente sono differenze in carattere. Sicuramente cultura serba e carattere serbo è un po' più duro invece di
di italiano, però va bene, è normale, gente che viene da Balcano è sempre così, quindi è un grande orgoglio giocare per il nostro paese, davvero ogni volta che gioco per il mio paese è un'emozione incredibile e avere l'opportunità di rappresentare tutta la tua nazione è davvero un'emozione incredibile e sono molto contento di poter fare con la mia nazionale, avere così tante presenze con non tanti anni, davvero per me è una cosa grande e spero che anche in futuro sarà così. Parlando di mondiali, sì, sicuramente sarà questa partita prima che è fondamentale per tutte le squadre come aprono i mondiali, perché non ci sono due partite, c'è una secca partita e non puoi ripetersi, quindi ogni partita vale tanto e ogni partita c'è un'importanza da davvero grande, quindi per Mali da squadra sicuramente individualmente sono fortissimi e possiamo fermare solo tutti insieme come una squadra. Sono tutti e due fortissimi, davvero hanno qualità incredibili. Dusan è ancora molto giovane, c'è ancora tanto da far vedere, anche se ha già fatto grandi cose con solo 22 anni, quindi il suo potenziale è molto molto grande, come detto c'è ancora tanto tanto da far vedere, e da Sergei posso dire che è un giocatore davvero fortissimo, con qualità incredibile che ti fa differenze in campo, che già sta facendo vedere continuamente grandi cose da stagione in stagione in Serie A, sta facendo molto bene, sicuramente è un privilegio avere così giocatori in tua squadra.